tutti, non vi spaventate che sono struccata, lo so, non guardate le mie dita per cortesia. Oggi ho deciso di filmare un video che mi piace tantissimo, ovvero come mi truccavo alle medie barra superiori. E quindi eccoci qui, qui abbiamo il fantastico cerchietto a fiocchetto che utilizzavo sempre ogni volta che appunto uscivo, bellissimo, e soprattutto si abbina perfettamente alla mia maglia, che è una maglia blu, mentre il fiocchetto è nero, ma qui dettagli. Mi sono armata dell'unico materiale che utilizzavo se non avevo voglia di utilizzare le mie dita, ovvero la spugnetta. La spugnetta ovviamente non di quelle belle, diciamo, rettangolari, quelli a triangolino per applicare il fondotinta, ma questa spugnetta fatta così che non serve quasi a nulla praticamente, e del fondotinta della colorazione simile a quella che utilizzavo. Vi dico già che per mia fortuna sono riuscita a reperire quasi tutti i prodotti che utilizzavo veramente all'epoca, quindi il prodotto che è davvero quello, ma alcuni prodotti, non tutti perché alcuni per fortuna sono finiti, per fortuna. Come fondotinta io ho preso questo qui della MAC, che è il Face & Body Foundation N5. In realtà non avevo quello MAC, la MAC era un sogno, tipo non usavo niente di MAC all'epoca, e la tonalità era scurissima rispetto alla mia pelle, cioè tipo io sono molto bianca e ho un sottotono neutro, ma ho molti rossori, ma comunque sono davvero chiara. Ci tengo però a precisare una lancia a mio favore: anni e anni fa, quando appunto ho iniziato a truccarmi io, i fondotinta chiari non esistevano, cioè diciamo che tutte le case cosmetiche in Italia partivano più o meno da una tonalità media, cioè anni fa non si trovava la tonalità con io in viso, tranne che appunto alla MAC, ma era solo a Milano e Roma, non era neanche così estesa, gli ordini online non esistevano e costavano veramente tanto, quindi non utilizzavo MAC, ma utilizzavo questi fondotinta che trovavo o al supermercato o in profumeria. Utilizzavo dei fondotinta, inizialmente dell'Astra, la tonalità 1, era un fondotinta compatto che peraltro era scurissimo per me, la tonalità 1, però vabbè, io utilizzavo quello, sembravo tornata dai Caraibi. Andiamo col mio fondotinta super scuro, non ne ho uno veramente scuro come usavo all'epoca, però io uso le mani come usavo all'epoca. Ovviamente vado a mettere il fondotinta. Ok, questo fondotinta in realtà è molto liquido e quindi faccio anche fatica ad usarlo, ma ovviamente io non dosavo un bel nulla. La cipria io non l'ho mai utilizzata da piccola, proprio perché, boh, non lo so, ovviamente anche creme contorno occhi, creme viso non le ho mai usate quando ero più piccola, ma cioè questo mi sembra abbastanza ovvio perché già usavo questo fondotinta di questa colorazione, figurarsi se utilizzavo le creme o che cosa. Questo era il fondotinta. In più a volte facevo anche una cosa fantastica, che ditemi che qualcuno anche di voi ha fatto. La cosa che facevo io era, i giorni in cui non avevo voglia di mettere il fondotinta, cosa facevo io? Io prendevo del correttore di questo colore, di quello per correggere le occhiaie, quindi un bel aranciato, lo mettevo sui brufoli, così, neanche sulle occhiaie, sui brufoli, senza fondotinta, tutta convinta di averli coperti. Sì, li avevo coperti, ma era tipo un colore aranciato e si vedeva palesemente che avessi sul correttore arancio, ma secondo me era un modo per dimostrare che io coprissi i brufoli, e quindi uscivo così senza fondotinta, solo con delle patacche di correttore arancio, povera me. Dopodiché, cosa facevo? Ovviamente, quando proprio volevo strafare, utilizzavo una matita, la matita in questione è questa qui, proprio questa, azzurra di Bottega Verde. In realtà si chiama Azzurro Metal Light Metallic Blue, che mi comprò mia madre quando ho capito che volevo truccarmi, ci tenevo talmente tanto che andavo nei negozi tutto 99 centesimi a comprare cose. O a voler comprare cose, lei si è diretta alla Bottega Verde, che perlomeno era un negozio un po' più qualificato, e mi ha acquistato una matita. Era una matita azzurra, azzurra tipo di quelle satinate. Tra l'altro, se lo notate, io ho gli occhi verdi, quindi la cosa da non fare mai con gli occhi verdi è, su un colore chiaro, utilizzare un azzurro verde, perché al posto che risaltarli, li annulli. Ma io utilizzavo matite. E vi faccio notare una cosa, io non sto utilizzando specchi, ve ne sarete accorti, perché io non utilizzavo lo specchio in classe, magari gli specchietti. In classe tutte le mie amiche utilizzavano gli specchietti e mi dicevano: ma tu come fai a truccarti senza? E io: ma va, basta farci l'abitudine, cioè non c'è bisogno di uno specchio, se tu conosci il tuo corpo, il tuo viso, ci fai l'abitudine e ti trucchi senza specchio.
Il che già mi conciavo così, se poi non usavo neanche lo specchio, cioè rendiamoci conto di quello che facevo, tanto che la matita andava ovunque, quindi io a caso andavo a mettere una matita azzurra sotto all'occhio. Sono curiosa di sapere chi altro utilizzava queste matite. Poi, come rossetto ad esempio, inizialmente al supermercato io comprai questo qui, che era della Maybelline, era il Fruit Jelly Lip Gloss. Questo qui era un normalissimo lip gloss trasparente, ok? E fino a qui nulla di male. Fatto sta che a un certo punto io non mi accontentavo più dei lip gloss trasparenti, perché c'è, vai alle medie, vai in prima superiore, che ti vuoi mettere i lip gloss trasparenti? No, no. Io acquistavo, c'era il periodo nude, e per nude ora vi mostrerò che cosa per me era nude, e quindi io andavo in giro così. Il rossetto doveva essere rigorosamente rosa nude. Io utilizzavo questi tre e hanno una cosa in comune tutti e tre, non so se lo potete notare. Questo qui era lo 01 Frosted di Essence. Tutti questi fantastici rossetti erano perlati. Cioè, non so se si può, se si vede, io ora provo a farvelo vedere. Cioè, questo era il rossetto, era perlato, rosa perlato. E non contenta, io li compravo tutti così, quindi avevo anche un labello Pearl e Shine, quindi perla e brillantezza. Sempre super mega iper perlato. Poi dopo, non contenta, andavo a fare un altro strato con il labello. E poi sopra, ovviamente, cioè dopo il burro cacao, che io chiamavo rossetto, e un'altra sottospecie di rossetto, io cosa andavo a mettere? Il lip gloss. E veramente c'è immancabile questo lip gloss, pieno di glitter. Allora, il primo ombretto che vi mostro è questo qui di Sissy, ebbene sì, Sissy, perché io acquistavo il giornalino di Sissy o delle Barbie, o cioè, e quindi i trucchi che c'erano lì dentro io dovevo averli tutti. Se uscivo un giornalino con una linea cosmetica fatta da non si sa chi, io dovevo comprarla. Quindi il glitter powder di Sissy, che era un bronzo, che io utilizzavo anche come rossetto. Poi in bel mezzo di un periodo si sono usati gli ombretti cotti. Chi è che non se li ricorda questi ombretti cotti? Quindi io avevo quelli dell'Astra. Come si metteva l'ombretto? Più glitter c'erano meglio era, e si partiva dal sopracciglio, quindi tutta la palpebra doveva scintillare, non c'era un punto luce e invece appunto i punti normali. No, no, tutta la palpebra doveva scintillare, quindi andiamo a metterlo ovviamente senza lo specchio, perché cioè, voi utilizzate lo specchio e io no. Non contenta, quando volevo strafare andavo appunto di blu, sempre color cotto. Questo qui era della Essence. La cosa bellissima era leggere il nome, cioè tipo si chiamava Kiss Me, Simply Me. Ovviamente io le acquistavo, perché cioè vuoi non comprare una cosa che si chiama Simply Me, oppure Best Me, oppure che ne so, Love Me, Kiss Me, e no, dovevo averlo io. E si faceva una bella riga spessa ovunque, no? Ovviamente adesso direte, ok, vai con il mascara. No, ma quale mascara? Io non utilizzavo nessun tipo di mascara. Il mascara, cioè io non avevo bisogno del mascara. Non vedete che ciglia lunghe? Io non utilizzavo il mascara. C'è il tocco finale, ovvero il blush, perché la terra è l'illuminante, la terra. Che cos'è la terra? Cioè, la terra non si usava, il contouring non si usava, si usava solo una manata di blush con le dita, ovviamente, che... cioè, Dio si sogna, magari con le dita sporche nell'ombretto. Andavo a prendere dalla mia palettina che utilizzavo anche allora di Deborah, con il diamantino a forma di elefante, super top. Vado a prendere il mio blush. Ovviamente un blush bello chiaro, per fare risalto con la mia abbronzatura divina. E quindi nulla, questo è il trucco che facevo alle superiori. Spero che il trucco vi sia piaciuto, che vi abbia dato uno spunto per riprodurre il vostro prossimo make-up. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!